Buonasera, buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo da remoto, sono ormai abituati a questa pratica di discussione, di comunicazione che abbiamo tutti dovuto adottare in questa emergenza e ovviamente un saluto come ai nostri interlocutori, Alessandro Obel, Giulia Bassi, Marco Albertaro, Gianluca Fiocco, che sono qui con noi per discutere questa sera del centenario del PC. E che è di questo che discutiamo stasera. 1921-2021 sono 100 anni dalla fondazione. La fondazione avviene esattamente il 21 gennaio, noi abbiamo anticipato di qualche giorno per avere occasione per discutere giusto approfonditamente. È il primo incontro che si svolge di tanti altri che si svolgeranno in Casa della Cultura per quanto ci riguarda, ma in realtà su questo tema si discuterà molto in Italia, a quanto si capisce. In particolare io tengo a precisare una cosa, che qui a Milano, visto il centenario del PC, un gruppo di associazioni ha deciso di impegnarsi a fondo. Sono un po' quelle che hanno promosso questo appuntamento, ti hai visto l'elenco, la Fondazione Elio Guercioli, la Fondazione ISEC, la Sede Berlinguer, il Centro Concetto Marchesi, Libertà e Giustizia, Libertà Uguale, volevo dire, e la Casa della Cultura. Tutti assieme hanno deciso nei mesi scorsi di impegnarsi a fondo e hanno chiesto anche alla Casa della Cultura di svolgere un po' la funzione di coordinamento di questa attività, è quello che cerchiamo di fare. Ripeto, questo è il primo degli incontri che stiamo promuovendo. In realtà mi sembra, da quello che si intuisce, dai libri che stanno uscendo, che in realtà ci saranno molte altre occasioni nel corso del 2021 per discutere di questo centenario del PC. Insomma, quello che si percepisce è che c'è interesse, voglia di riflettere seriamente su questa scadenza. E la prima riflessione che mi viene naturale è cercare di capire perché c'è voglia di discutere questo centenario del PC. Io devo dire, francamente, vi propongo una interpretazione. Come sempre, poi si possono avere anche altri punti di vista, ma devo dire io, man mano che si avvicinava a questa scadenza, man mano che pensavo a come introdurre, ho sempre avuto chiaro il punto in testa, che in realtà probabilmente la questione che sta venendo fuori con più profondità è il fatto che il PC è stato il partito per eccellenza della Prima Repubblica, ed è il partito organizzato, diffuso capillarmente, con un'adesione appassionata non solo di tanti elettori, ma anche di tanti militanti. Era un partito basato sulla militanza. E poi era un partito che ha sempre praticato strategia politica che puntava a valorizzare il rapporto con altri partiti. E questo del partito, dei partiti, secondo me è un problema che sta tornando in primo piano, perché lo spettacolo delle democrazie senza partiti, o delle democrazie con partiti debolissimi, sta cominciando a inquietare persone sagge in Italia e un po' in tutto il mondo. Io penso che un po' tutti noi abbiamo guardato con inquietudine la recentissima vicenda americana, leader politico, il presidente uscente, che scatena il suo popolo contro le istituzioni nell'impotenza del suo stesso partito. Ed è un fenomeno, come noi sappiamo, non isolato solo all'America. Insomma, sono fenomeni nuovi, inquietanti, che stanno emergendo. E in Italia, non possiamo parlarne come di cose lontane, perché hanno cominciato probabilmente ad accadere qui prima che altrove, da quando è crollata la Prima Repubblica, i populismi hanno cominciato a dilagare nel nostro paese. Io penso, se non mi sbaglio ovviamente, ma sono molto curioso di sentire il vostro parere, che probabilmente qui sta la ragione profonda di quel sentimento diffuso di ritorno di interesse. Qualcuno usa anche il termine nostalgia, termine un po' ambiguo, ma insomma, facci quando lo si legge spesso in questi giorni, con cui ne parlano i media, questione che si è nell'aria. Nostalgia di qualcosa capace di garantire un canale di scorrimento tra le istituzioni e i cittadini, di dare voce ordinatamente ai cittadini, di selezionare i loro bisogni. E questo rapporto che è spezzato, imperversano politici senza popolo,
e pezzi di società non hanno rappresentanza. Questo è il quadro di oggi. Secondo me qui sta la ragione profonda perché abbiamo voglia di discutere di quello che è stato un grande partito italiano che ha suscitato immense passioni pro e contro e che per alcuni decenni ha impresso un segno profondo sulla vicenda della democrazia italiana. Per parlare abbiamo con noi quattro storici che abbiamo presentato volutamente come una nuova generazione di storici. Pensate agli storici che hanno scavato per primi sulla storia del PC, tutti abbiamo presente, il nome, non so, come Spriano, come altri, tanti altri. È evidente che noi siamo in presenza ormai di una nuova generazione di storici, ma generazione di storici che ha già prodotto libri e testi di molta importanza. Obel ha scritto un testo fondamentale su Longo, Albertaro su Secchia, Fiocco un testo su Togliatti, che peraltro abbiamo discusso qualche mese fa qui in Casa della Cultura. Giulia Bassi ha fatto un lavoro su un tema di grande attualità, il popolo e il PC, l'idea di popolo che aveva il PC. Insomma, come vedete, si tratta già di produzioni di notevole interesse, notevole forza che ci vengono posti, e quindi è un grande piacere poter impostare e avviare la riflessione con questa nuova generazione di storici. Questo è il taglio che abbiamo voluto dare. E allora che cosa chiediamo? Io farei sostanzialmente due domande semplicissime a loro. La prima è una domanda personale, ma è il giusto punto di partenza. Perché vi siete messi a studiare il PC? Non mi sembra una domanda retorica e banale. Io ricordo benissimo che negli anni 90 c'è stato una specie di grande silenzio che è sceso sul PC, al punto tale che una decina di anni, intorno al 2000-2001 mi sembra, uscì un libretto, non so se l'avete presente, fatto da FOA, da Reichlin e la compagna di Paillette, se mi sfugge il nome, che ha come titolo Il silenzio dei comunisti. Segnalava appunto una lunga fase di silenzio che c'era stata. Ora invece dei comunisti si torna a ragionare, i storici buttano alla ricerca, si parla, si discute. Quindi la prima motivazione è perché vi siete buttati in questa ricerca. E la seconda, come dire, mi sembra assolutamente ovvia, la ricerca storiografica, che di certo non può sfuggire alla questione essenziale di qual è stato il contributo del PC alla democrazia italiana. Fine conti, il nodo della discussione è sempre stato questo: un rapporto fecondo con la democrazia o un'ostruzione alla vita democratica. Insomma, io introdurrei così la vostra discussione, ma non aggiungo altro. Sono anch'io personalmente molto curioso di vedere l'andamento di questa discussione e comincerei a dare la parola ad Alessandro Obel per entrare nel merito. Prego, Obel. Grazie. Allora, intanto vorrei ringraziare molto Ferruccio Cappelli, la Casa della Cultura di Milano e le altre istituzioni culturali promotrici di questa iniziativa e del ciclo di incontri a cui faceva riferimento Ferruccio Cappelli nell'introduzione. E, effettivamente quello che lui diceva poco fa è vero. Alla metà degli anni 90, quindi poco dopo lo scioglimento, alla fine del PC, si determinò quello che appunto diede poi il titolo al libro che ha ricordato, una sorta di silenzio dei comunisti sulla loro storia, che poi è durato ancora per qualche tempo. Però al tempo stesso, proprio in quegli anni, cambiava qualcosa dal punto di vista delle fonti e degli archivi. E pongo subito questo tema perché, diciamo, si collega poi anche un po' alle mie ricerche, ossia nella seconda metà degli anni 90 giunse a conclusione quel processo che era iniziato già un decennio prima. Nell'86 la direzione del PC aveva deciso di donare tutto il proprio archivio, di affidare tutto il proprio archivio all'Istituto Gramsci perché fosse messo a disposizione degli studiosi, quindi non più come prima pezzi d'archivio che venivano richiesti da singoli studiosi che studiavano temi specifici, ma l'archivio nella sua interezza veniva appunto conferito all'Istituto Gramsci. Questo processo, che iniziò appunto nell'86, però giunge a conclusione soltanto una decina d'anni dopo, e quindi è dalla fine degli anni 90 che gli studiosi hanno a disposizione l'intero archivio del Partito Comunista. Nelle sue due parti, l'archivio che riguarda la vicenda repubblicana o comunque quello che parte dal 43, dalla
dalla Lotta di Liberazione, che è un archivio cartaceo immenso che appunto è stato conferito in quel periodo. E dall'altra parte l'archivio invece del Partito Comunista d'Italia, quello negli anni tra le due guerre, che è un archivio invece digitalizzato, una copia del Fondo 513 degli archivi dell'Internazionale Comunista, appunto il fondo che riguardava il Partito Comunista d'Italia, e anche questo si trova appunto in copia e in consultazione presso la Fondazione Gramsci. Quindi all'inizio degli anni 2000 gli studiosi avevano a loro disposizione l'intero archivio del Partito Comunista Italiano, che è un unicum dal punto di vista della storia dei partiti politici italiani. Altri partiti hanno sicuramente dei loro archivi, che però presentano molto spesso delle grandi lacune, ci sono dei grandi vuoti. Qui abbiamo invece l'intero periodo di esistenza del Partito Comunista d'Italia. È una mole di materiali veramente molto notevole. Ecco, già questo è un elemento significativo che ci fa pensare, ci fa pensare due cose. Innanzitutto l'esistenza stessa di questa documentazione così ampia, comprendente appunto gli anni della clandestinità e dell'esilio, ci fa capire ancora una volta come i comunisti avessero un forte senso della storia e una forte consapevolezza della dimensione storica del loro agire, e quindi hanno verbalizzato, archiviato e conservato tutto, appunto compresi i materiali di quegli anni di ferro e di fuoco, appunto tra le due guerre. E naturalmente questo risponde a una cultura politica, in particolare poi nel caso dei comunisti italiani lo storicismo è stato un elemento fondamentale della loro cultura politica. E poi c'è un secondo punto che invece riguarda appunto la messa a disposizione degli studiosi di questo materiale, e che appunto ci dice qualcosa su una trasparenza molto forte che venne decisa appunto dal PC rispetto ai propri materiali, e anche questo contrasta con i luoghi comuni e i pregiudizi rispetto a un partito opaco, amante della segretezza e così via. Quindi, appunto, a partire dai primi anni 2000, gli studiosi hanno avuto a disposizione questa mole immensa di materiali e, diciamo, per quanto mi riguarda, io ho avuto la fortuna di inserirmi in questo flusso, perché appunto questa mole immensa di materiali ha consentito l'aprirsi di una nuova fase, di una nuova stagione di ricerca, appunto come diceva Ferruccio Cappelli prima. Naturalmente non era l'unico motivo, il secondo motivo è appunto il fatto che quella vicenda si era conclusa, e quindi anche se in altre forme diversi soggetti se ne dichiaravano eredi e cercavano in modi diversi di portarla avanti, però comunque la vicenda iniziata nel 21, nel 91 si era chiusa e quindi era pienamente oggetto di storia. Ecco, io ho cominciato a fare ricerca su questi temi a seguito appunto di un dottorato di ricerca all'Università Federico II di Napoli, appunto tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, e il tema che mi fu assegnato dal mio tutor, che era lo storico Francesco Barbagallo, fu quello appunto del PC negli anni della segreteria Longo. Fu scelto questo tema, devo dire con una certa lungimiranza, perché si riteneva che quella fase fosse quella meno studiata della storia del PC. C'erano già molti lavori sul PC togliattiano, tra l'altro proprio appunto negli anni 90 uscivano i volumi di Renzo Martinelli e Giovanni Gozzini, che arrivarono fino al 56. Molte cose erano state scritte su Berlinguer e gli anni della sua segreteria. C'era un po' un vuoto rispetto agli anni della segreteria Longo, quindi dal 64 al 72, in particolare fino al 69, poi perché nel 69 Berlinguer diventa vice segretario e comincia una sorta di condirezione del partito. Ecco, sono anni in cui accade di tutto in Italia e nel mondo, e accade di tutto anche nel PC. Non sono anni, e non è una segreteria di mera transizione appunto tra Togliatti e Berlinguer, ma sono anni ed è una segreteria che imprime una forte trasformazione anche a quel partito, appunto in corrispondenza con i mutamenti e le trasformazioni della società italiana e del contesto internazionale.
e le carte del PC facevano emergere, appunto, man mano che andavo avanti nello studio di quelle carte, mi accorgevo che intanto l'idea che mi ero fatto del PC, delle sue vicende interne, diciamo, doveva essere rivista perché le cose erano molto più articolate, molto più complesse, il quadro era molto più ricco. Dobbiamo tenere presente che appunto l'archivio del Partito Comunista Italiano non ci dà soltanto i verbali dei gruppi dirigenti, della direzione, del Comitato Centrale, da cui possiamo ricostruire il dibattito interno, le diverse posizioni, il modo di arrivare ad alcune decisioni, ma ci dà i materiali delle sezioni di lavoro. Ci dà i materiali delle realtà locali, delle federazioni, ci dà i materiali dei rapporti internazionali. Ecco, da questa massa documentaria così ingente venivano fuori due cose fondamentali. La prima è la profonda internità del PC al sistema politico italiano. Quindi non c'era nessuna, nonostante la conventio ad excludendum che riguardava il governo, ma il PC era profondamente inserito nel sistema politico e le carte lo dicevano chiaramente, perché appunto, prima Ferruccio Cappelli ha fatto un passaggio su questo, quelle carte ci parlano non soltanto della vita del PC, ma anche dei suoi rapporti con gli altri partiti, con le organizzazioni di massa, con singoli personaggi politici. E poi veniva fuori questa rete di relazioni internazionali appunto straordinaria. Faccio qualche esempio per essere più concreto. Subito dopo la morte di Togliatti, per esempio, il ministro del bilancio Pieraccini, che aveva sostituito Giolitti, chiede un incontro con Luciano Barca, che allora era responsabile del lavoro di massa del PC e tra i più attivi sul tema della programmazione economica, per discutere delle posizioni del PC sulla programmazione e anche delle posizioni della CGIL. Quindi, poco dopo, po poche settimane dopo, si elegge il nuovo Presidente della Repubblica e lì la girandola di incontri in cui è coinvolto il PC è impressionante. Questo per certi versi è normale, ma ci dice anche dei canali di dialogo molto forti che esistevano non solo con i socialisti, come è ovvio pensare, ma anche con la sinistra democristiana, con i repubblicani, con altre formazioni politiche. E poi, appunto, man mano che andavo avanti nella ricerca, dicevo delle carte delle sezioni di lavoro, quelle carte rivelavano in modo molto chiaro il grande lavoro di elaborazione, di iniziativa politica e poi anche di proposte legislative del PC sul tema delle riforme. Quindi, smentendo completamente il luogo comune di un PC disinteressato o addirittura ostile alle riforme, ma anche la semplificazione di un partito meramente riformista, la versione italiana delle socialdemocrazie. No, invece quelle carte rivelavano qualcosa di diverso. Il tentativo di contribuire alla costruzione di uno stato sociale, di un welfare avanzato italiano, però non solo questo, ma anche di spostare i rapporti di forza e di potere nella società, immaginando luoghi e momenti di gestione da parte dei lavoratori organizzati e quindi anche dei sindacati in alcuni gangli vitali della società e dello Stato. La previdenza, il collocamento, la sanità, l'industria pubblica, fino ad arrivare alla scuola, all'università e alla Rai TV. Ecco, quindi emergeva, e man mano che andavo avanti nel lavoro mi sembrava più chiaro, proprio un disegno di democratizzazione avanzata dello Stato e della società, che era poi, diciamo, la concretizzazione di quella via democratica al socialismo che torna sempre come formula, ma che acquistava una sua concretezza. E credo che anche per questa impostazione poi il PC riuscì a incrociare le lotte e i movimenti del 68-69, l'autunno caldo operaio, e su questo in qualche modo la cosa era più facile, ma nonostante la conflittualità pure molto forte che ci fu, anche il 68 studentesco, con un rapporto di incontro-scontro, e qui il ruolo di Longo fu molto importante, proprio perché mi pare comune fosse l'istanza, questa istanza di democratizzazione e di rinnovamento della società italiana. Ed è quello poi che scrive Longo nel famoso articolo sul movimento studentesco nella lotta anticapitalistica, ed è il tema che egli pone al centro dell'incontro con gli studenti che ha a Botteghe Oscure. E ancora, le carte facevano venire fuori anche
il nuovo internazionalismo del PC, il rapporto con i movimenti di liberazione, partire dal Vietnam, la diplomazia parallela che il PC opera in quegli anni con la Pira, col Vaticano, i rapporti inizialmente riservati che cominciano con la SPD, di Brandt, e poi anche un rapporto col PQS, col Partito Comunista Sovietico, molto più paritario e bidirezionale di quello che si potesse immaginare. In alcuni momenti topici, quando viene destituito Khrushchev, appunto nel 64, c'è una presa di posizione molto critica del PC sulle modalità appunto di quell'operazione politica. E poi ancora, a maggior ragione, nel 68, la solidarietà e il sostegno espresso alla Primavera di Praga, la rottura aperta, il grave dissenso, la riprovazione espressa in quel momento, e poi dopo però il tentativo di tenere comunque aperto un canale di dialogo e il viaggio di Berlinguer a Mosca, raccontato nelle memorie di vari protagonisti, e anche lì le carte confermavano l'acutezza di quello scontro e la tenuta del gruppo dirigente italiano su quelle posizioni. Ecco, ho fatto questi esempi per dire appunto che queste carte parlano, e quindi se vengono esaminate, diciamo, senza pregiudizi, questo dà la possibilità di interpretare la storia, il ruolo del PC in modo più vicino alla realtà, meno viziato da appunto luoghi comuni e letture schematiche. E questo mi sembra uno dei punti di forza di quella nuova stagione di studi che richiamava prima Ferruccio Cappelli. Se ho ancora 5 minuti, dico qualcosa anche sulla seconda parte del lavoro di ricerca, che poi proseguì con invece un percorso di ricerca di carattere biografico sulla figura di Luigi Longo, anche lì cercando di contribuire a colmare una lacuna, diciamo, abbastanza grave. E anche lì, studiando la biografia di un personaggio, poi veniva fuori l'intera storia del partito. C'è la frase famosa che pronuncia Berlinguer nel momento appunto della scomparsa di Longo: in Longo si riflette la vita del partito. Una cosa simile aveva detto anche Togliatti in un compleanno, per un compleanno di Longo. Questa formula, che sembra una formula retorica, è profondamente vera, perché Longo era stato presente già al congresso di Livorno, che è stato richiamato poco fa, giovane socialista, aderisce alla frazione comunista, entra nel nuovo partito, ed è inizialmente fortemente orientato a sinistra nella discussione interna, è influenzato da Bordiga, e poi cambia man mano la sua posizione, si avvicina alle posizioni di Gramsci, mantiene questa posizione di sinistra assieme a Secchia, forse lo richiamerà anche Marco dopo, diciamo l'azione politica che svolgono Longo e Secchia alla fine degli anni 20 per la svolta interna al Partito Comunista d'Italia, che è qualcosa di diverso rispetto alla svolta internazionale, cioè qualcosa che aveva come primo obiettivo quello di riportare in Italia il centro di gravità e di azione del partito e del suo gruppo dirigente, più che immaginare, diciamo, nuove ondate rivoluzionarie. Però, diciamo, Longo mantiene questa posizione di sinistra, anche contestando Togliatti, e quindi anche questa franchezza del dibattito interno e lealtà del dibattito interno che ci fu tra questi dirigenti è interessante. Togliatti difendeva la parola d'ordine gramsciana dell'Assemblea Repubblicana Costituente, perché la immaginava come parola d'ordine più inclusiva rispetto alle altre forze antifasciste. Longo gli diceva: queste forze ormai sono sparite. E Togliatti gli replicava: queste forze sembrano sparite, ma nella società italiana ci sono. Ecco, all'inizio degli anni 30, questo Longo, che ha posizioni di sinistra interna, si avvicina alle posizioni di Togliatti e quindi al tema della rivoluzione italiana come rivoluzione popolare, più che immediatamente soltanto rivoluzione proletaria con finalità socialiste, ma rivoluzione popolare, quindi che debba coinvolgere uno schieramento di forze più ampio e porre l'obiettivo di una democrazia avanzata più che del socialismo. Come, diciamo, battistrada poi per una trasformazione socialista. E quindi queste due elaborazioni si incontrano, e non a caso poi Longo è uno dei promotori della politica dei fronti popolari e dell'unità d'azione col Partito Socialista operando in Francia nel 1934.
e poi manterrà questa impostazione unitaria in Spagna, nella Resistenza, unitaria ma al tempo stesso un'impostazione che sottolineava il ruolo di avanguardia dei comunisti. Anche qui è una formula che però diventava concreta, cioè significava prendere l'iniziativa, fare le prime mosse, ma poi portando anche le altre forze a combattere sullo stesso fronte, quindi non accontentandosi di essere, non volendo essere da soli. Questa è l'impostazione che Longo porta nella Resistenza e anche nel dopoguerra, nei lunghi anni da vicesegretario. Ecco, questo e chiudo per dire che appunto anche questo percorso biografico, individuale, però mi è sembrato emblematico di un processo di apprendimento più complessivo del partito in quanto tale, quindi poi delle migliaia e migliaia di persone che lo hanno composto. E quindi, diciamo, per chiudere con il appunto, cercando di dire due parole due sulla seconda domanda di Ferruccio, appunto, che cosa poi emerge da questo? Proprio quello che avete scritto in quel testo delle varie associazioni culturali che promuovono questo percorso, cioè appunto il ruolo dei comunisti nella storia italiana, il loro contributo alla trasformazione del paese, un'idea di democrazia avanzata ben precisa, e naturalmente quella strategia e quella lotta aveva anche una controparte, aveva anche degli avversari, e si è conclusa con una sconfitta. Questo sarebbe un altro tema di ricerca e di riflessione. La mia impressione è che la sconfitta si sia prodotta non tanto e non solo per i limiti che pure naturalmente c'erano, ma per la forza dell'avversario, per la strategia articolata che l'avversario ha messo in campo e che, diciamo, ha dato il risultato che ha dato. E credo però che effettivamente l'esito di quella battaglia ci parli poi dell'Italia di oggi. Quindi condivido quello che diceva Ferruccio Cappelli all'introduzione, cioè che parlare della storia del PC ci fa riflettere anche su quello che l'Italia avrebbe potuto essere, su quello che l'Italia è oggi, sui problemi di partiti senza popolo e di lavoratori senza rappresentanza che oggi viviamo. E quindi questo dibattito ha una importanza non soltanto storiografica, ma io questo lo condivido molto, anche un'importanza, diciamo, civile per ragionare appunto sull'Italia di oggi, e credo che la ricerca in qualche modo possa fornire un contributo anche a questa discussione. Ecco. Grazie Obel. Io mi scuso con voi perché vi devo segnalare che io incredibilmente ho qualche problema di connessione. Dico incredibilmente, non ho mai avuto nel corso di 150 appuntamenti che abbiamo avuto online. Stasera abbiamo qualche problema di connessione. Se avessi difficoltà, vi prego di essere comprensivi in qualche modo di stesso. Comunque, detto questo, scusandomi, quindi se eventualmente vi saranno problemi, do la parola a Marco Albertaro. Prego, Marco. Grazie. Io spero di non avere problemi di connessione in questo momento. Io devo dire che il mio interesse, dato Alessandro ha fatto una ampia ricostruzione di quali sono le fonti, quali sono le possibilità che noi storici abbiamo oggi rispetto agli storici del passato. Quindi su quello non ritorno. Volevo fare due osservazioni. Una è sugli anni 90. Effettivamente è vero che negli anni 90 c'è stato un silenzio dei comunisti, anche perché molti dei membri della dirigenza del Partito Comunista avevano appena deciso, come dire, di archiviare quella storia e forse non ritenevano opportuno ritornarci su immediatamente, però non c'è stato un silenzio sul comunismo. E sul comunismo italiano. Basta ricordare che nel 96 esce la biografia di Aldo Agosti, la biografia di Togliatti di Aldo Agosti, proprio facendo fra le prime biografie di figure comuniste un ampio, amplissimo uso di fonti di prima mano. Tornando a me, diciamo, se così in una dimensione autobiografica, il mio interesse verso il Partito Comunista nasce dall'interesse per Gramsci. Le prime cose di cui io mi sono occupato riguardavano appunto il pensiero di Gramsci, ma riguardavano un aspetto particolare del pensiero di Gramsci, che era il suo uso, la sua utilità.
e uso questa categoria di utilità che poi, se non perdo il filo del discorso, ritornerà nel resto del mio intervento. E quindi io mi sono messo a studiare dapprima la ricezione di Gramsci in America Latina, e quindi di un autore a lungo dimenticato in Italia, che invece veniva veramente usato e le cui categorie venivano davvero usate in quei paesi, per usare una espressione di un gramsciologo brasiliano importante, che è Carlos Nelson Cucinho, dell'Occidente periferico, che avevano, come dire, una evoluzione storica, per capirci, che andava ad una velocità diversa da quella dell'Occidente pienamente capitalista. L'interesse per l'uso di Gramsci in questi paesi ha fatto precipitare le mie ricerche sulle organizzazioni politiche, e grazie al consiglio di un grande studioso che mi piace ricordare in questa occasione perché è scomparso poco tempo fa, che è Gian Mario Bravo, che era uno studioso, un grande studioso delle dottrine politiche, e che io ho avuto la fortuna di avere come primo professore del primo giorno della prima ora di università, alle 8 del mattino, perché lui faceva sempre lezione alle 8 del mattino, mi disse: ma perché lei non prova a occuparsi di Secchia? Dice: tutto sommato lei è biellese, su Secchia pure è biellese, nessuno ha mai scritto una biografia di Secchia, lo faccia lei. Io ero uno studente della laurea specialistica, e grazie ad Aldo Agosti, che poi, come dire, che è diventato, oltre che un mio grande amico, il mio grande maestro, sono riuscito a affrontare in quella fase e poi nella tesi di dottorato la biografia di Pietro Secchia. Il mio interesse per questa figura, che è sempre stata vista come una figura estremamente grigia, estremamente rigida, estremamente noiosa, tutto sommato, nasceva in realtà da una domanda, che è quella che ha animato le mie ricerche. E la domanda è la seguente, è molto semplice, ed è: come si fa per tutta la vita a fare il rivoluzionario senza fare mai la rivoluzione? In realtà è una domanda che è molto semplice, ma poi nello svolgimento delle mie ricerche ho notato che era una domanda che teneva insieme molti, forse tutti, gli elementi di complessità del mondo comunista, e che riguardano soprattutto, io non sono un appassionato, diciamo, di una storia che sia solo storia politica, quindi di tutta una serie di definizioni, ridefinizione, decostruzione, ricostruzione dell'identità di una figura che aderisce al Partito Comunista nel momento della sua fondazione, pensando di fare la rivoluzione, e invece si ritrova da un lato a combattere, cioè nell'immediato a combattere il fascismo, il nazifascismo, diventando un grande leader della resistenza e dell'organizzazione della resistenza, e poi dopo si ritrova a fare il senatore e a dover, come dire, istituzionalizzare in un'altra forma questa sua ricerca di libertà, che diventa una ricerca di fare il più possibile per una democrazia il più possibile avanzata. Il fascino del Partito Comunista che io ho provato, e che non ha, come dire, non ha nulla a che fare con la nostalgia, perché io sono nato nel 1982 e quando il Partito Comunista è finito andavo alle scuole elementari, no? Quindi non posso avere nostalgia per una cosa che non ho mai provato, è al massimo curiosità, ecco. Però era il fascino per una organizzazione che era nata come una minuscola avanguardia, un gruppo veramente di sparuti, di quattro gatti sostanzialmente, che diventa nell'arco di sostanzialmente 20 anni, dalla fondazione alla liberazione poi, il più grande partito comunista dell'Occidente, e quindi, diciamo, anche il più grande partito comunista a cui si poteva aderire liberamente senza nessuna forma di obbligo più o meno velato.
L'altro grande partito comunista era ovviamente quello dell'Unione Sovietica, ma la situazione era un pochino diversa. Quell'elemento è quell'elemento a cui, che mi riporta alla categoria a cui ho fatto riferimento prima, che è quello dell'utilità. Il Partito Comunista è stato un grande partito, così mi è parso dagli studi che ho fatto, perché era un partito comunista utile, era un partito, scusate, utile, o quantomeno un partito di cui le masse, e le masse erano soprattutto le masse lavoratrici, le masse salariate, percepivano una immediata utilità. E non era una utilità individuale, l'utilità di, come poteva essere per certi versi percepita dagli individui, l'utilità del sindacato, no? Ma un'utilità per la costruzione, per il mantenimento della democrazia. Questo elemento è un elemento che in qualche modo si collega all'altro aspetto dei miei studi, diciamo, sul Partito Comunista, che riguardano quelli dello stile di vita dei militanti. Io mi sono occupato di questa cosa su sollecitazione, non a caso, secondo me, di un gruppo di studiosi stranieri, in particolare Steve Smith, che per costruire l'Oxford and Book of the History of Communism dell'Oxford University Press hanno chiesto a un po' di gente, insomma, che si occupava del comunismo, di scrivere delle cose. E a me hanno chiesto di occuparmi della militanza. Io mi sono occupato di quello che a me interessava in particolare, che era la dimensione esistenziale del militante comunista, la dimensione quasi antropologica e l'analisi sociologica di ciò che voleva dire far entrare prepotentemente il comunismo nella propria dimensione intima. Ed è una cosa che ha modificato le vite di moltissime persone. C'era un dato che rivedevo proprio pensando all'intervento di oggi, che mi aveva impressionato, e che era il dato che riguardava il lavoro volontario che i militanti del Partito Comunista avevano messo per realizzare, non mi ricordo quale, importante festival, forse un festival nazionale dell'unità che c'era stato a Milano. Era un totale di 174.000 ore di lavoro volontario. È un dato assolutamente impressionante. Ed è un dato che però testimonia un sentimento di appartenenza e, di nuovo, il sentimento di essere parte di un meccanismo di utilità della politica e dell'utilità di una organizzazione. L'occasione di questo centenario può essere davvero quella di riflettere oltre ogni elemento, per così dire, di nostalgia. Nel senso, quando io penso al Partito Comunista e penso alle istanze, alla grande opera di democratizzazione del paese che ha fatto, al grande contributo per la democratizzazione del paese, cioè è un partito che è stato al governo l'espace du matin, che ne abbia detto Berlusconi per la sua lunga carriera politica, però è stato al governo l'espace du matin ed è forse uno dei partiti che ha dato in molti ambiti della società il contributo più significativo e in certi casi più significativo perfino dei partiti che stavano al governo. Quindi dicevo, il riflettere e guardare al Partito Comunista può essere molto utile in questa fase, può essere però molto utile, particolarmente utile, se noi teniamo conto di tutto il distacco che c'è fra noi, non intendo noi come studiosi, ma noi come persone che vivono nel 2021 e quella storia. Cioè, quella è una storia completamente novecentesca, è una storia in cui, come dire, che è la fotocopia di un secolo, che è stato il secolo delle grandi passioni politiche, delle grandi passioni di massa, ed è stato soprattutto il grande secolo delle masse.
Oggi è evidente che non possiamo chiedere a quella storia di rispondere alle domande della nostra società, che al contrario è una società parcellizzata, in cui le masse non esistono, in cui i partiti sostanzialmente non esistono come organizzazioni politiche, in particolare come organizzazioni politiche verso le quali qualcheduno percepisca una qualche utilità. Quindi guardare a quella storia però con questo disincanto, diciamo così, non significa l'accettazione della condizione attuale, significa al contrario gettare le basi per una autentica riflessione sul futuro della politica delle sue organizzazioni e istituzioni. E nel momento in cui noi ritorniamo, questa è la ragione che a me, come dire, anima di più nelle ricerche, poi concludo perché credo di essere arrivato più o meno al termine del mio tempo, che mi interessa di più, è il ritorno alle piccole storie. Secondo me noi faremmo come studiosi e come persone che stanno nel mondo della politica nel senso più lato del termine, più lato e più nobile del termine, soprattutto se pensiamo la nostra attività in contrasto, ad esempio, rispetto a cosa che sta succedendo in questi minuti al Senato della Repubblica, diciamo. Però se noi consideriamo la nostra attività in senso politico molto ampio, non possiamo non ritornare, non sentire il dovere di ritornare alle piccole storie che hanno fatto la storia del Partito Comunista. Che vuol dire le piccole storie di tutte quelle persone che hanno messo le 174.000 ore di lavoro per fare la festa dell'unità, o di quelli che mettevano i bollini nella tessera ogni mese, e più avevano difficoltà e più ci tenevano spesso ad essere più puntuali a mettere i bollini. Indagare quei sentimenti più che quelle idee è un contributo, è qualcosa che può diventare, come dire, il fondamento per ripensare alla politica come a qualche cosa che può farci stare insieme in modo collettivo. Ed è proprio questo far stare insieme in modo collettivo, secondo me, in modo organizzato anche in quel caso, il più grande contributo che il Partito Comunista Italiano ha dato alla democrazia di questo paese. È stato quello di stare, certo, di avere, come ricordava Alessandro, tutto il rapporto con il mondo del socialismo realizzato, per intenderci, insomma, con tutti i problemi, le storture e tutto quello che è inutile che stiamo qui a ripeterci. Però, ed è stata anche la capacità di essere autonomi, ma è stata anche questa capacità di vivere un'autonomia che non era nemmeno un'autonomia scelta, ma era un'autonomia nei fatti. Ed era una autonomia che nasceva proprio, da un lato, dalla dimensione corale del Partito Comunista, che era fatto da milioni di militanti, e dall'altra, dalla capacità di essere, da un lato, un termometro sul territorio, e dall'altra un partito capace di trarre delle conseguenze dalla misurazione di questa temperatura. Diego Novelli, che è stato per tanti anni sindaco di Torino, raccontava l'esperienza in un suo libro molto bello e anche divertente, che si intitola Com'era bello il mio PC, scritto forse in qualche occasione di qualche anniversario degli anni passati, non ricordo l'anno. Raccontava come il rituale collettivo della distribuzione dell'unità la domenica fosse in realtà una cosa molto più seria di quella che era,
di quella che poteva apparire. Non era soltanto andare in giro a rifilare l'unità a quelli che ti rispondevano al citofono, no? Quello è quello che fanno quelli di Lotta Comunista adesso, non è la stessa cosa. Era piantare un termometro nella società, era entrare nelle case delle persone, andare a visitare i quartieri, era vedere come queste persone vivevano, ascoltare ciò che queste persone, ciò di cui queste persone avevano bisogno e discutere, parlare. Quella cosa è quello che in molti casi oggi si riduce ad un sondaggio. Ecco, recuperare la storia del Partito Comunista, secondo me, oggi può significare soprattutto come cosa utile recuperare la complessità. E su questo chiudo. Grazie. Grazie Albertano, questa volta sono riuscito a seguire bene l'intervento, posso dire francamente che ho trovato di grandissimo interesse e poi ritorneremo su queste questioni. Mi rincresce Alessandro che io ho avuto proprio difficoltà a seguire il tuo intervento, ma spero insomma poi ci ritorneremo sopra ugualmente. Giulia Bassi adesso, prego Giulia. Sì, grazie e ringrazio subito la Casa della Cultura, le altre istituzioni e ovviamente Ferruccio Capelli per avermi reso partecipe di questo incontro, peraltro molto diverso dalle tante iniziative che ci sono in questi giorni proprio sul centenario. Beh, parto anch'io dalla nota personale, no? Io non ho iniziato studiando il PC, ma il Partito Comunista dell'Unione Sovietica a Firenze, all'Università di Firenze con Anna Di Biagio, che purtroppo ci ha lasciato da qualche anno. Peraltro la scuola fiorentina è noto, ha tradizionalmente affrontato studi sul socialismo, sul marxismo, sul comunismo, voglio dire, da Ernesto Ragionieri, Tommaso Detti, Giovanni Gozzini e via dicendo. Quindi questi studi sono stati certamente un ottimo retroterra da cui partire per comprendere poi più specificamente il discorso del Partito Comunista Italiano di cui mi occupo oggi e su cui ho fatto poi il mio dottorato, ho approfondito tutti questi temi, linguaggio e PC, proprio nel mio doppio dottorato fra Trieste e Reading. Mi sono concentrata, diciamo, sul linguaggio del Partito Comunista fra gli anni 40 e gli anni 70, anche se mi sono mossa, diciamo, poi alla fine tra il 21 e il 91. Ora, ovviamente, non posso parlare di questo arco temporale, però mi vorrei soffermare su dei più importanti nodi che sono emersi durante il mio lavoro di ricerca e che credo peraltro si adattino molto bene alle rilevanti questioni sollevate oggi proprio durante questo incontro. Se si può cambiare di slide, mettiamo subito la prima slide. Ora, il PC ci siamo chiesti in tanti, no? Lungo le generazioni, è stato un partito asservito alle forze politiche straniere, come appunto è stato definito da tanta critica coeva, successiva e via dicendo, o è stato invece un movimento che ha agito lungo linee politiche che sono state poi un punto di forza per la costruzione della nazione e della democrazia italiana. Questo appunto un po' lungo i decenni è stato il quesito che ha interrogato non solo gli storici ovviamente, ma anche tanti commentatori politici e banalmente l'opinione pubblica. Beh, intanto credo che dovremmo stare sempre, in ogni caso, lontani dalle definizioni troppo nette che per me almeno finiscono per riflettere solamente l'unilateralità delle premesse che le sottintendono. Peraltro premesse e ragioni spesso politiche, soprattutto quando si discute di un partito politico che ha avuto così forti implicazioni identitarie come è stato il Partito Comunista Italiano. Semmai il PC è stato, diciamo, tanto una forza internazionale, rispondente sicuramente alle logiche del suo campo di appartenenza, quanto a un tempo una forza nazionale, in questo senso consono e coerente alle logiche di natura interna. All'interno poi di queste due polarità, il PC negli anni si è mosso rispondendo via via in base al momento e al contesto politico.
Ora, appunto, per il proposito di questo incontro io vorrei evidenziare un momento particolare della storia del PC, cioè vorrei soffermarmi sulla grande trasformazione retorica e politica negli anni compresi tra la svolta di Salerno e la nascita della Repubblica, cioè tra il 44 e il 46. Anni ovviamente densissimi, importanti, anche politicamente parlando ovviamente, di cui noi possiamo dare solo alcune questioni, alcuni spunti. Cosa succede in questo periodo? Tante cose ovviamente, cose note, sono gli anni della resistenza, del rientro dall'esilio sovietico nel marzo del 44 di Togliatti, dell'enunciazione della svolta di Salerno, l'accordo, no? Tra le forze antifasciste e la monarchia per un governo di unità nazionale, la fine della guerra e il ritorno ovviamente alle urne degli italiani dopo 20 anni di regime a partito unico. Chiaramente dunque questi sono anni cruciali per la storia del nostro paese e della nostra Repubblica e perciò costituiscono in un certo senso anche un punto di vista analitico privilegiato attraverso cui guardare poi gli eventi successivi, quella che poi è stata chiamata la successiva Prima Repubblica. Questo lasso di tempo, e qui cerco di connettermi a quello che diceva Ferruccio nell'incipit, ha visto sancire il ruolo fondamentale che stavano assumendo e che ovviamente avrebbero ancora di più assunto successivamente i partiti nella nuova Italia come canali principali della partecipazione popolare alla politica. Infatti le forze politiche, no, che hanno redatto la nostra Costituzione, ovviamente anche se da posizioni e con punti di vista molto differenti, si sono tutte impegnate in un certo qual modo a convogliare le forze più radicali, tanto a destra quanto a sinistra, entro i binari regolamentativi della vita democratica. Il PC ovviamente non ha fatto eccezione da questo punto di vista, anche in un momento estremamente divisivo e polarizzato come è stato ovviamente, come sono stati gli anni a cavallo della guerra. Non solo, il PC si sarebbe in un certo qual modo dimostrato una delle forze più determinate, più impegnate in questo ruolo fondamentale dei partiti come agenzie, diciamo così, di trasformazione democratica del paese in questa delicatissima fase che appunto è quella della transizione. E fece questo peraltro trasformando se stesso, potremmo dire a discapito della propria natura, mettiamoci le virgolette, cioè quella di un movimento ovviamente che traeva non solo le proprie origini, la propria tradizione, la propria ideologia, via dicendo, ma anche la propria stessa identità politica da un ideale di tipo rivoluzionario. Ecco, durante gli anni della transizione, quindi, sono anni in cui io mi sono particolarmente soffermata, il PC ha dato prova non solo di una grande plasticità organizzativa ideologica, consentitemi un po' questo termine, ma anche di una grande creatività, in senso lato, non ultimo anche linguistico-comunicativa, che è stata anche molto più performante di quella che hanno avuto tanti altri attori sociali e politici. E questi dati che in un qualche modo gettano luce sul modo e non solo sul perché il PC abbia raggiunto in questi anni un'indiscussa centralità nella sinistra italiana. Quindi la prospettiva di, chiamiamola, intermediazione politica tra istituzioni e cittadinanza emerge con forza proprio nella propaganda comunista di questi anni, cioè negli articoli usciti sulle principali riviste come Rinascita, Il Calendario del Popolo, Il Quaderno del Propagandista, Vie Nuove e così via, sul quotidiano Unità, ma anche nei comizi, nelle orazioni e poi nella grande campagna politica orchestrata per il triplo appuntamento elettorale del 46, vale a dire le amministrative, l'Assemblea Costituente e ovviamente il referendum istituzionale. Tutti questi elementi rappresentano quelli che gli storici del linguaggio hanno poi chiamato il discorso pubblico del partito, che poi appunto è il mio principale oggetto di ricerca. E proprio queste fonti sono un'importante spia del cambiamento politico in atto
nel comunismo italiano. Infatti tutto l'apparato discorsivo del partito, cioè tutti questi elementi della propaganda, furono ingaggiati nella prospettiva della nuova democrazia italiana, compreso l'apparato simbolico e iconografico. Pensate per esempio ai tanti volantini, ai manifesti politici prodotti soprattutto con il ritorno alla democrazia. Allora vorrei isolare i due punti cardine, diciamo, intorno ai quali è ruotata tutta la retorica del partito di questi anni. Si può girare la slide qua. Credo che questi due punti siano fondamentali nel rispondere proprio alla seconda domanda. Infatti, nel periodo considerato, io ho isolato due principali strategie discorsive. Una narrazione con importanti accenti nazional-patriottici e una narrazione della forte carica populista o demagogica. Vedremo tra poco che cosa intendo con questo termine, un termine veramente scivoloso e oggi sin troppo abusato, diciamo così. Allora, salta subito agli occhi che cosa? Beh, chiaramente questi elementi, cioè la nazione, il popolo, tutti aspetti comunque generati nello spirito della guerra resistenziale, in linea certamente con le ragioni del fronte politico internazionale, però non appartenevano alla matrice filosofica del partito, e cioè il marxismo dell'internazionalismo e del proletariato, della classe proletaria. Ognuna di queste grandi narrazioni ovviamente era poi organizzata, articolata con modalità differenti che riflettevano ovviamente il canale comunicativo utilizzato, un comizio, una rivista, il quotidiano, ovviamente i linguaggi erano differenti, oppure il diverso target dell'utenza, cioè dalla più stretta militanza al più ampio pubblico interclassista, intergenere anche dei lettori, per esempio, del quotidiano o dei votanti. Non ci dobbiamo scordare che quelle del 46 sono state le prime elezioni a suffragio davvero universale, con la partecipazione delle donne al voto, quindi è un cambiamento su cui evidentemente il partito non poteva non tenere conto. Quindi il linguaggio cambia molto in base a tutti questi fattori e perciò dovremmo sempre parlare di linguaggi al plurale. Però diciamo che le due retoriche fondamentali sono appunto quella che si basano sulla nazione, un nazional patriottismo, e quella sul popolo o populismo. Si può procedere di slide. Ecco, nazione e popolo. Allora, il richiamo alla nazione si connetteva in primo luogo alla necessità di rendere il PC un grande partito nazionale, di massa, ovviamente il Partito Nuovo Togliattiano, quello che si diceva prima. Il partito passa dall'essere un piccolo gruppo di avanguardisti a un partito di massa. E è connessa a questo tipo di retorica, fa da sostegno, da architrave a questi cambiamenti. E poi anche alle esigenze ovviamente della transizione e della ricostruzione, una ricostruzione ovviamente anche politica, in poche parole appunto la democrazia progressiva. Lasciata così da parte, diciamo accantonata l'immagine internazionalista, almeno per il momento, il nazional patriottismo veniva espresso attraverso tutta una serie di peculiari scelte retoriche, per esempio tramite l'accostamento del tricolore alla bandiera rossa, precise scelte semantiche, l'uso strategico di alcuni sostantivi particolari o negli appelli diretti. In pratica si sostituisce quasi, almeno per quanto riguarda i grandi canali di comunicazione di massa, si sostituisce il consueto compagno con l'evocativo italiano, molto spesso. Vedete qui ho messo qualche esempio, questa direttiva del bollettino di partito del 44 che richiedeva esplicitamente l'esposizione del tricolore nelle sedi o durante le manifestazioni, l'uso del tricolore era riproposto su tutte le tessere di iscrizione come questa del 47 e così via, insomma gli esempi sono tantissimi. Sempre più frequenti erano anche i sostantivi generici come nazione, come paese, come stato, o più specifici ovviamente come Italia e i loro derivati aggettivali, nazionale, italiano e così via. Peraltro durante, e questo è un punto anche abbastanza importante, durante la campagna elettorale del 46 troviamo spesso anche il termine patria, pure in maiuscolo,
un termine che in qualche modo era stato compromesso dai fascismi e che non a caso non aveva avuto una grandissima fortuna nel discorso del partito neanche durante la guerra. Si può girare di slide. Ecco, anche queste sono due bellissime immagini di questi anni. La tematica nazional-patriottica, diciamo così, era espressa anche nei termini di una rinascita tutta italiana, da intendersi come novità, come trasformazione, come rinnovamento, come ricostruzione. Cioè, pensate in questo senso anche alla sola rivista La Rinascita, rivista politica, politico-culturale, tra le più importanti del partito, fondata dallo stesso Togliatti, appena rimpatriato. Soprattutto poi nella campagna del 46, espresso anche nei termini di una purificazione. Da che cosa? Beh, dal fascismo, ovviamente, ma anche dalla monarchia, che non a caso erano sempre presentati, ovviamente ora qui non posso scendere nel dettaglio, fidatevi, erano sempre presentati come corpi estranei al tessuto nazionale, come se non ne facessero parte. Era forte quindi anche l'eco della metafora socialista dell'avvenire, lo vedete nell'immagine dei figli d'Italia, come in questo manifesto per le amministrative, o di una giovane donna o una giovane madre, a seconda del contesto, in rappresentazione della nuova Repubblica Italiana, figure che peraltro qui sono entrambi presenti in questa bellissima illustrazione di Renato Cultuso pubblicata sull'Unità dell'11 giugno 46, che è modellata sull'esempio della libertà che guida il popolo di Delacroix. La slide è successiva, grazie. Ecco, sono tanti gli esempi, faccio come ultimo questo, perché anche questo è molto importante della tematica nazionale. Il nazionalpatriottismo emergeva anche nel tropo risorgimentale. Infatti nella retorica comunista il risorgimento si intrecciava fortemente tanto al discorso sulla resistenza, intesa come nuovo secondo risorgimento, quanto a quello della Repubblica. E infatti il tema risorgimentale era praticamente onnipresente sul calendario del popolo, le varie riviste o su Unità, come questa qui da cui sono tratti gli esempi del 2 giugno 46, che evocava Garibaldi tramite il Gianicolo Romano, l'epiteto eroe dei due mondi, compariva poi l'immagine in terza pagina con la didascalia che diceva Giuseppe Garibaldi grida con noi, viva la Repubblica. E Garibaldi ovviamente sarebbe stato poi assunto come icona di tutta la campagna del Fronte Democratico Popolare, cioè il cartello delle sinistre composto per le elezioni politiche del 48, di cui nella slide c'è presente il simbolo. La prossima, grazie. Allora, veniamo ora invece a quelle che potremmo definire le componenti narrative populiste o demagogiche della retorica comunista di questi anni, un elemento che avrebbe permeato tutto il discorso del partito per decenni, per lungo tempo. Innanzitutto, appunto, come vi dicevo prima, cosa si intende qui per populismo? Perché tutti noi siamo abituati a sentire questa parola usata in un'accezione generalmente negativa, ma non tutte le correnti di pensiero hanno assunto il termine in questo senso. Di questo avviso è stato per esempio il filosofo politico argentino Ernesto Laclau. Populismo cosa dice? Dice che non è un tipo di movimento particolare, ma una logica politica. In ogni società, cito, esiste un serbatoio di sentimenti anti-istituzionali che si cristallizzano in taluni simboli, a prescindere dalle forme di articolazione politica. Ecco, su queste basi ha affermato che elementi di populismo sono presenti in ogni tipo di cultura politica, come elementi volti a costituirsi come raccordo, cioè intermediazione, delle istanze, diciamo, inevase e da propellente per il cambiamento. In parole povere, cosa voleva dire? Che il fenomeno populista è consustanziale alla politica, è un'articolazione stessa del politico, è anche centrale perché in un sistema sano, fra virgolette, riesce a creare un rapporto equilibrato tra popolo, istituzioni e potere.
E questo appunto è il senso che io voglio dare a questa parola in merito a quello che sto dicendo. E torniamo appunto al PC. Per quanto riguarda la questione del popolo, dobbiamo risalire in realtà alla metà degli anni 30, quando nei testi e nei discorsi del Partito Comunista d'Italia cominciò a essere utilizzato con sempre più frequenza proprio l'appello al popolo. Prendiamo per esempio la prima produzione di Togliatti, prodotta tra il 20 e i primi anni 30, e se si fa un'analisi del testo, utilizzando per esempio uno dei tanti software di interrogazione lessicale, come può essere Concordance o Wordsmith, si vede facilmente come i termini popolo o popolare compaiano solo raramente. Eppure tra la metà degli anni 30 e gli anni 40 il vocabolario togliattiano subisce tutta una serie di consistenti variazioni, fino a una sorta di rovesciamento, se vogliamo, della tradizionale gerarchia dei termini a partire dalla metà degli anni 40. Quindi parole fondamentali come erano state classe, compagno e via dicendo, e tutte le altre parole, chiaramente si rifacevano alla dimensione settaria e internazionalista, diminuiscono, mentre praticamente si impone il popolo. E lo si vede molto bene in questa tabella ricavata da una ricerca lessicometrica sul sito dell'archivio storico dell'Unità, che oggi purtroppo non è più agevole, poi è stato rimesso, ma non consente più verifiche di questo tipo. Però si vede come, nonostante tanto le tante difficoltà nel catturare tutte le parole, però ci dà un'impressione sull'aumento esponenziale del termine negli anni. Se si può andare alla successiva. Ecco, anche in risposta quindi alla nuova politica sovietica nei confronti dell'Italia sconfitta, oltre che ovviamente alla svolta di Salerno, diciamo la componente nazional-patriottica e quella comunista e populista si fondono in un'unica politica. Il popolo di tutti gli appelli comunisti, infatti, viene sempre più connotato in senso nazionale come tutto il popolo e come popolo italiano, anche proprio come cluster. Oggi siamo abituati a questo termine per altre cose, però si usa, è un termine che si usa in linguistica. E in questo modo, questi termini qui vengono, questo popolo così rappresentato viene imbrigliato entro la concezione nazionale interclassista del Partito Nuovo e della Democrazia Progressiva, che presupponeva appunto un sistema politico plurale e pluralista. E del resto il popolo in questo modo serve a rifondare su nuove basi la nazione italiana, purificandola, diciamo così, dalle colpe del passato regime. E oltretutto questa concezione era rivolta innanzitutto alla propria militanza, recalcitrante in questo momento in molte frange ad abbandonare la prospettiva rivoluzionaria e ad allearsi alle altre forze borghesi dello spettro politico. L'uso discorsivo del popolo ovviamente gioca a maggior ragione un ruolo fondamentale nel momento del ritorno alle urne, degli italiani alle urne. E allora il popolo degli appelli del partito viene connotato nazionalmente e sempre inteso unanimisticamente come insieme dei cittadini, senza distinzione di genere, di lavoro, di classe. Appunto ricordo ancora che siamo davanti a un vero suffragio universale. E non a caso, oltretutto, durante l'accesa campagna politica elettorale, tutta la stampa comunista era costellata di locuzioni come "in nome del popolo". Queste che poi si rimandavano alla sovranità popolare e mostravano anche bene, secondo me, anche la presa in carico da parte del PC del diritto di parlare come interprete della volontà del popolo, e chiaro tentativo anche di patrocinare retoricamente, discorsivamente, propagandisticamente la transizione alla Repubblica, vista anche l'ambiguità della DC in merito al referendum. Prossima slide. Allora, solo due parole su questo celebre manifesto del PC per il referendum del 2 giugno. Il popolo, qui lo vedete, rappresentato lì in alto a destra come insieme dei vivi,
l'uomo in primo piano e la donna subito dietro, assunti come idealtipi del popolo italiano, e dei morti, no? I teschi in secondo piano, quasi a rappresentare appunto i caduti italiani durante la guerra. Contrapposto, lo vedete, questo popolo verosimile, tridimensionale, di cui è accentuata la drammaticità, ha le figure, alle figurine, si potrebbe dire, dei monarchi resi con una resa grafica vignettistica e bidimensionale, no? a svalutarne le figure. Nella scena, ovviamente, che rappresenta la fine della guerra, che la ricordano sia i teschi sia le macerie, e il nuovo inizio repubblicano, il popolo quindi diviene simbolo di rivincita per i vivi e di giustizia per i morti. La Repubblica qui non compare, compare solo metaforicamente in contrapposizione alla monarchia e si sovrappone in un'unica, diciamo, in un'unica rappresentazione fra popolo, PC, Italia, tutte espressioni, diciamo, di una sola forza e di un solo soggetto. E metterei l'ultima slide. Ecco, due conclusioni per chiudere un po' questo lungo discorso. Allora, come si è visto, no, tra il 44 e il 46, la transizione alla democrazia e alla Repubblica si intreccia con la questione della costituzione di una soggettività popolare e nazionale, ovviamente, strettamente connessa all'antifascismo e via dicendo. La campagna elettorale costituisce per il partito, come ho scritto qua nella slide, un po' il banco di prova di una politica iniziata a Salerno e con il Partito Nuovo. Ecco, si trattava, qui riprendo la Clau e lo cito, di creare egemonicamente un'unità a partire da una eterogeneità irriducibile. A proposito di questa eterogeneità, non ci scordiamo che in questi anni erano presenti molte forze sociali ancora legate a posizioni eversive, quindi antisistema, di cui anche il PC del fare come in Russia era ovviamente espressione. E la risposta del partito alle difficoltà della transizione fu proprio appunto la costruzione di una narrazione centrata su questi due elementi fondamentali, la nazione e il popolo, rendendola, uso ancora le parole di Laclau, il punto di raccordo di una moltitudine di lotte e domande disparate. E quindi spingendo questa pluralità di forze sociali verso una politica democratica, una politica repubblicana e pluralista, entro quindi solchi legittimi e regolamentari. Chiudo con un ultimo discorso, cioè un po' andando avanti, cioè negli anni, anzi nei decenni successivi, la gran parte della retorica del partito si sarebbe ancora giocata proprio su queste due grandi narrazioni, grazie alle quali il partito ha cementato la propria politica, la propria cultura, la propria ideologia, radicando la propria organizzazione sul territorio. Però, lo sappiamo tutti, il PC ha perso nel tempo la capacità di narrare e rappresentare quella cittadinanza a cui erano destinati poi gli appelli al popolo e alla nazione. Si potrebbe dire che se da una parte negli anni 70 più o meno il discorso un po' si è avvitato su se stesso, è pur vero che poi il completo abbandono di questa retorica negli anni 80 e l'indirizzo verso una fetta sempre più esigua della popolazione, quella che viene chiamata oggi la società civile, ha finito sicuramente per aumentare lo scollamento tra il popolo e il partito, tra il partito e l'elettorato. Ovviamente, come diceva Marco prima, dobbiamo sicuramente tenere presente anche tutti i processi della secolarizzazione, dell'atomizzazione, della fluidificazione, per usare un termine di Bauman, della società, processi che vanno oltre il cosiddetto riflusso nel privato, processi che poi stavano progressivamente allontanando gli individui dalle più importanti agenzie sociali e politiche del XX secolo, non solo i partiti di massa e il PC, ma anche la Chiesa. Quindi siamo in un momento molto complicato, molto complesso. E credo che forse, lo dico anche per me stessa, come proposito, diciamo così, sono convinta che gli storici dovrebbero
lavorare forse un po' di più proprio sugli ultimi anni di vita del partito, con tutte le difficoltà del caso, in primis la minor disponibilità di letteratura sull'argomento e via dicendo, ma cercando di storicizzare gli anni Ottanta, che per la mia generazione rappresentano anche aspetti biografici ovviamente, ma che per quelle venute dopo sono già storia in qualche modo. Peraltro, e con questo chiudo davvero, forse è proprio la nostra generazione di storici che ha vissuto, diciamo, a cavallo di due mondi intorno all'89, senza però farne parte appieno, che può in qualche modo guardare con un certo distacco a queste vicende e magari trarne considerazioni nuove anche per rileggere l'evoluzione non solo del PC, ma di tutto il sistema dei partiti tra quella che appunto sono state chiamate la prima e la seconda Repubblica. E con questo chiudo e smetto di tediarvi. Grazie. Grazie Giulia, non ci hai assolutamente tediato. Adesso diamo la parola a Gianluca Fiocco. Prego Gianluca, bentornato, visto che con te abbiamo discusso recentemente di Togliatti. Prego, a te la parola. Grazie, grazie veramente. Io vorrei esordire proprio con un ringraziamento sentito, con un fortissimo apprezzamento per tutte le vostre iniziative, insomma per la ricchezza di proposte che riuscite insomma a portare avanti, e poi soprattutto in questo periodo offrite veramente diciamo una piazza virtuale, un luogo di incontro preziosissimo che sostiene il morale di tutti noi. Come ultimo ho il vantaggio di poter dare tutta una serie di cose per sapute e dette. Ad esempio non aggiungo nulla a quello che ha detto Alexander sull'importanza che ha avuto la possibilità di accedere agli archivi, del ruolo della Fondazione Gramsci in tutto questo e della fortuna per quelli come noi che hanno potuto lavorare negli archivi, collaborare con la Fondazione, essere sostenuti dalla Fondazione nelle attività di ricerca. Veramente Alex ha detto delle parole efficaci, sacrosante, non aggiungo nulla. Io ecco, mi sono riconosciuto molto anche nelle cose che ha detto Marco sul Novecento, su questo secolo grandioso che abbiamo alle spalle, spropositato in tutto, l'età degli estremi, no? Questa definizione di Hobsbawm che è giustissima. Ecco, secondo me nella riflessione della mia generazione è stato fondamentale il momento in cui abbiamo detto è questo Novecento che produce il comunismo e non tanto il contrario. Mi spiego, in questi famosi anni 90 che sono stati spesso richiamati, c'è stata una lettura spesso in chiave criminale, totalmente negativa del comunismo, in cui si diceva per colpa del comunismo il Novecento ha avuto tutta una serie di deragliamenti, ha complicato questo secolo, finalmente ne siamo usciti, per cui non so, il fascismo in Italia veniva letto come una risposta al comunismo e alla paura della rivoluzione, Hitler come una risposta a Stalin, Auschwitz come una risposta al Gulag, la democrazia bloccata, la cosiddetta democrazia bloccata in Italia dopo il 45 come una colpa del comunismo. Insomma, tutto quello che non era andato nel secolo era colpa del comunismo. Adesso il comunismo era finito, fortunatamente c'era la globalizzazione, stavamo tutti meglio e si aprivano delle magnifiche prospettive, no? Questo è un po' il clima di fronte al quale la nostra generazione si è trovato. In realtà era più giusto il contrario, cioè il comunismo ci dava una chiave fondamentale per leggere tutta la parabola del Novecento, le sue grandissime speranze e aspettative, le sue conquiste, ma anche le sue tragedie. E quindi la storia del comunismo rifletteva tutte le contraddizioni, i paradossi e anche le conquiste del Novecento. Con qualsiasi aspetto del Novecento ti trovavi a fare i conti, c'era di mezzo comunque il comunismo. Qui posso fare un riferimento autobiografico, nel senso che per gran parte della mia attività di studio non mi sono occupato direttamente di comunismo. Ho studiato l'evoluzione tecnologica della guerra, ho studiato il coinvolgimento dei civili nella guerra totale novecentesca, la questione dei bombardamenti aerei, le inchieste sociali del Parlamento repubblicano, ma in ognuno di questi ambiti
alla fine eri costretto a fare i conti con pezzi importanti della storia del comunismo, e se non studiavi il comunismo certi passaggi non li comprendevi. E qui, insomma, chiudo l'inciso autobiografico, insomma, no? Per, insomma, ritornare a questo clima degli anni 90 che giustamente è stato evocato, ricordo la frase di un noto storico: se essendo un finto giovane ho dei vuoti di memoria, ho qui gli appunti ma potrei sbagliare, credo si trattasse di Richard Pipes, e lui a un certo punto scrive: il comunismo non era una buona idea che poi è stata applicata male, era un'idea sbagliata in partenza che ha prodotto solo danni. Ma allora la reazione, l'interrogativo che ha avuto una parte della mia generazione è stato: ma se la posizione è questa, come facciamo a spiegare la forza e la diffusione di questo fenomeno a livello globale? Come possiamo spiegare l'interesse e le speranze suscitate dal comunismo anche in chi comunista non era, no? Spesso accadeva questo, no? Un'aberrazione di massa, evidentemente questo non funzionava, e quindi dovevi capire che, insomma, il comunismo si era originato e sviluppato rispetto a tutta una serie di problemi forti del Novecento, le tragedie del nazionalismo, insomma, che avevano prodotto a partire, insomma, dallo scoppio della Grande Guerra, la lotta epocale contro il fascismo, tutto il moto di liberazione dei popoli coloniali, il problema di un inserimento nella storia, nello sviluppo di questi popoli, di queste grandi masse, la ricerca di una via verso la modernità, no? E quindi proprio il fatto che il comunismo era, diciamo, un progetto di modernità alternativa, e qui si parlava di paradossi del Novecento, insomma, qui ti dovevi misurare col fatto che, insomma, il comunismo, che all'inizio, no, veniva visto come uno sviluppo che avrebbe riguardato i popoli a capitalismo maturo, no, dove c'erano grandi masse di proletariato, in realtà era diventato un progetto di sviluppo, un modello di modernità alternativa per popoli preindustriali che stavano cercando di costruire il loro ingresso nella modernità, le grandi masse contadine della Russia, la rivoluzione cinese, no? E quindi fare i conti, no, con tutto questo. E devo dire che la mia generazione negli anni 90 ha beneficiato molto del contatto con nuovi filoni storiografici. C'è stata, diciamo, l'apertura degli archivi, ma c'è stato anche lo sviluppo di nuovi filoni storiografici sulla Guerra Fredda, la chiave della global history, la nuova storia globale, alcune iniziative fondamentali per chi si occupava, ad esempio, di Guerra Fredda, il Cold War International History Project, portato avanti dal Wilson Center di Washington, il ruolo degli Stati Uniti in tutto questo. Ecco, qui osservo una cosa interessante, no, su cui, insomma, mi è capitato spesso di riflettere con amici e colleghi, no? Che, insomma, gli Stati Uniti, no, questo centro della nuova globalizzazione, da cui era partito un po' anche l'epitaffio sulla vicenda del comunismo, no? Tutti questi messaggi criminalizzanti sul comunismo di cui vi parlavo hanno avuto, insomma, negli Stati Uniti una centrale di produzione non da poco. Eppure proprio negli Stati Uniti in quegli anni partiva un nuovo modo di vedere la storia, un nuovo ciclo di promozione di iniziative in campo storiografico che hanno, diciamo, portato a fare i conti in modo nuovo, in modo innovativo con la vicenda del comunismo. E qui c'è anche un po' un fatto paradossale, no? Che finita la Guerra Fredda, negli stessi Stati Uniti c'è stata molta più libertà di indagare sulla vicenda del comunismo, cioè un campo che fino a un certo momento era un po' terreno esclusivo dei cosiddetti cremlinologi, no? Legati anche al Dipartimento di Stato, legati in vario modo, insomma, alla politica, si apriva invece a una nuova generazione di storici che non erano spesso direttamente legati al discorso politico. Il comunismo, proprio in quanto diventava oggetto di storia, era trattabile in modo più libero a livello accademico. E prima è stato richiamato da Marco il discorso Gramsci. Ebbene, insomma, gli Stati Uniti sono stati un centro di promozione molto importante di questo nuovo approccio
alla figura di Gramsci, che proprio negli anni 90 conosceva una rinnovata fortuna globale. Anche questo per la mia generazione, fare i conti con Gramsci è stato molto importante. Certo, quello che osservavamo era un uso delle sue categorie in un modo svincolato dalla tradizione comunista, in qualche modo. Cioè, Gramsci diventava un classico del pensiero politico, utilizzabile da tutti, quasi senza tenere conto della sua matrice politica originaria. Però poi, insomma, la cosa che abbiamo osservato, con cui ci siamo confrontati, è il fatto che comunque la riflessione di Gramsci era profondamente legata alla sua esperienza anche di militante politico, che la sua strategia e la sua riflessione era legata in primis all'esigenza di condurre una battaglia all'interno del movimento comunista per il socialismo, insomma, no? Tutto questo poi però nelle sue pagine, nella sua riflessione, è diventata una eredità universale, consegnata in qualche modo dal mondo del XX secolo al mondo del XXI secolo. Quindi in qualche modo è un lascito del comunismo al mondo del XXI secolo. Questo è stato pure un motivo di riflessione. In generale ci sono dei lasciti importanti del comunismo alla storia del XXI secolo, ci sono degli insegnamenti da raccogliere, insomma, no? Riflettiamo su tutta una serie di problemi del nostro tempo, ad esempio la drammatica ineguaglianza nella distribuzione delle risorse a livello mondiale, tutta una serie di problemi. Ogni storia è storia contemporanea, quindi nasce dalla riflessione sul presente. Se noi andiamo a cercare la genesi di tutta una serie di problemi, le alternative mancate, perché a un certo punto la globalizzazione ha preso una certa piega, dobbiamo fare i conti col Novecento e dobbiamo fare i conti anche con quello che hanno cercato di dire e di fare i comunisti. Ecco, la mia generazione si è confrontata con questi temi proprio partendo anche da una riflessione sul presente. Non eravamo soddisfatti da come ci veniva raccontata la globalizzazione. Negli anni poi abbiamo visto che molti racconti degli anni 90 erano dei racconti fallaci, che non tenevano conto di tutta una serie di complessità e di problemi, che non si era aperta quell'età dell'oro che ci stavano raccontando. Bisognava tornare a fare i conti col Novecento ed era importante fare i conti con la storia del comunismo, insomma. Quindi ecco, spero di non aver tolto troppo tempo, però insomma questo è stato un po' il tragitto, gli interrogativi, gli orizzonti in cui un po' la mia generazione si è mossa, insomma. Quindi spero di, senza aver fatto troppa confusione, e di avervi un po' raccontato, insomma, i riferimenti ideali, i dubbi, gli interrogativi e gli stimoli che in qualche modo hanno mosso, per carità, non solo me, ecco, ma credo, insomma, parecchi di noi. Per quanto riguarda la riflessione più specifica sul ruolo del PC, io un po' comodamente potrei cavarmela dicendo: l'avete scritto già voi, nel senso, in quel bellissimo appello con cui avete accompagnato l'invito, ci sono elementi di riflessione storica fondamentale su quello che è stato il PC e il suo ruolo. Quindi basterebbe scorrere tutta una serie di cose che avete scritto nell'appello, e adesso non per, diciamo, capatazzi o benevolenze, diciamo, ma mi è venuto proprio in mente spontaneamente leggendo il documento. Cioè, che cosa aggiungere, insomma, che veramente prova ad aggiungere qualcosa in 5 minuti. Che veramente, insomma, quello che emerge, cioè un elemento di riflessione fondamentale, che veramente era un partito che aderiva a ogni piega della società, insomma. La riflessione che mi viene spesso di fare è che, vedendo chi viene ad esempio a lavorare negli archivi del Gramsci, parlando con studiosi, insomma, dai laureandi agli studiosi maturi, no? C'è un po' di tutto negli archivi, e vedi che tante di queste persone non vengono a studiare direttamente la storia del PC, però, non so, per capire la politica urbanistica, per capire certi aspetti della politica internazionale, per ricostruire la storia di un intellettuale, per mille rivoli della ricerca, trovano utile e fondamentale fare i conti con le carte del PC. Questo fa capire che tipo di partito era e che tipo di ruolo cercava di svolgere, insomma. Quindi questa è un po' la riflessione che mi viene. Oggi siamo, insomma, qui a parlare giustamente del PC partendo dal centenario.
La cosa però che mi viene da dire è che è giusto ricordare Livorno, però forse la cosa importante, il compito principale che abbiamo noi oggi parlando del PC è ricordare poi cosa diventa il PC quando nel corso della guerra prende corpo il progetto del Partito Nuovo, perché lì, come è stato giustamente detto, inizia un'altra storia. Qui mi ero preparato una piccola citazione dalle memorie di Maurizio Valenzi, che parla di come loro rimangono sconvolti quando Togliatti arriva a Napoli e dice: ma qui dovete cambiare tutto il sistema di lavoro, non va bene, cioè noi dobbiamo fare un'altra cosa, insomma, no? Quindi vi rubo un minuto per leggere questa nota di Valenzi, questa pagina di Valenzi. Togliatti continua a spiegarci che la svolta della linea politica presuppone il contemporaneo rinnovamento del partito nell'organizzazione, nella forma, negli stessi simboli. Partendo da un gruppo di militanti usciti da un ventennio di clandestinità, il PC deve trasformarsi in movimento di massa, disposta ad assumere le proprie responsabilità in seno al governo della pubblica amministrazione, a tutti i livelli dello Stato. Alla bandiera rossa va sempre affiancato il tricolore. Le sezioni di quartiere devono diventare luoghi di dibattito popolare, segretariati del popolo, da dotare anche di ambulatori e di ogni altra struttura indispensabile alle prime necessità della gente. È una rifondazione. Togliatti smantella tutto il meccanismo complicato dell'adesione al partito, suggerisce: smaltiamo subito la montagna di domande inevase, basta con lo stratagemma dei candidati, perché allora c'era l'artificio dei candidati al partito. Se uno è degno, iscriviamolo immediatamente, snelliamo il sistema burocratico affidando la gestione delle nuove tessere direttamente ai segretari di sezione. Persino i fedelissimi si sorprendono di fronte a tanta audacia, ma si impegnano alacremente ad applicare il metodo nuovo. In pochi mesi gli iscritti napoletani diventano oltre 40.000. L'aneddotica di partito si riempie di episodi curiosi. Veniamo a sapere di una domanda accettata sulla base del seguente giudizio scritto, fornito da un compagno: è un ottimo alimento. E l'affamato segretario di sezione completa la frase con un magari. Altre perle nelle schede che accompagnano la pratica: è apolide per dire che è apolitico, non è né carne né pesce, si può tesserare. Ora, in queste righe emerge un'Italia che aveva fame, un'Italia completamente da ricostruire, ed è, diciamo, non come a volte è stato detto, la rinascita della democrazia nel nostro paese, ma la vera e propria nascita della democrazia. È un'altra storia in cui un popolo che fino a quel momento era rimasto essenzialmente un popolo di sudditi, si sforza di diventare protagonista, di diventare un popolo di cittadini. E questo ha dato un impulso straordinario al nostro paese, una cosa che non ha fatto solo il PC, cioè va fatto un ragionamento sul complesso dei partiti politici, di cui è stato detto giustamente, oggi c'è nostalgia, perché? Perché hanno avuto una forza propulsiva per decenni, cioè per decenni hanno, diciamo, consentito alla democrazia di crescere, svolgendo un ruolo di collegamento tra le istituzioni, e la società, tutto quello che si muoveva nella società. Nel caso del Partito Comunista, questo progetto di rendere le masse popolari classe dirigente, portarle alla direzione dello Stato. Qui l'antico sovversivismo italiano, no, che viene mediato, no, per mettere queste forze popolari al servizio di un disegno democratico. Poi tutto questo è finito forse per, appunto, come ha detto Marco, come avete detto voi, perché è cambiata la storia, è cambiato il rapporto tra società e politica, questo modello per vari motivi non reggeva più. Ma la riflessione che mi sento di fare in conclusione è che poi nei 30 anni successivi non siamo riusciti a dotarci di strumenti di valore paragonabile che avessero questa utilità, no? Mi riferisco proprio a questo termine che ha usato Marco, l'utilità dei partiti. Non siamo riusciti ad avere strumenti, diciamo, utili in questo senso. E quindi quello che colgo nell'interesse che c'è intorno al centenario, sì, ci sono chiaramente degli elementi nostalgici, no? È anche umano, è giusto,
ma fondamentalmente vedo nella reazione di tante persone non un'espressione di nostalgia, ma il senso di una sfida che abbiamo davanti, no? Questo è stato richiamato anche negli interventi che mi hanno preceduto, insomma. E penso che, ecco, una sfida fondamentale, ecco, distinguiamo tra il momento più storiografico e il momento più, diciamo, civile, politico. Penso che oggi, partendo da questo centenario, la sfida principale che abbiamo davanti a livello di ricerca storica è quello di fare i conti più con come è finito il PC, proprio per raccogliere questa sfida, capire come è finito un ciclo e quindi come creare le basi per aprirne un altro. E qui, questo lo diceva anche Giulia nell'intervento che mi ha preceduto, qui insomma una cesura fondamentale è quella degli anni 70, capire come è cambiato il mondo dagli anni 70. Noi siamo figli degli anni 70, grande spartiacque del 68 anche per la storia del PC, capire cosa cambia, capire come il PC a un certo punto poi si avvia alla parabola finale, come finisce, perché questo ci serve a ragionare sulla complessiva parabola italiana e a calarci nelle sfide del presente. Quindi è un caso in cui la ricerca storica è al servizio anche di una missione civile. Poi, ecco, come cittadini, come persone che si riuniscono in modo bellissimo come oggi, diciamo che se vogliamo rispettare la tradizione comunista migliore, dobbiamo usare questo centenario non come tanto come una celebrazione, ma come un momento di riflessione politica critica, che diciamo necessariamente non deve essere solo sulla storia del PC, ma sulla parabola complessiva della democrazia italiana e delle difficoltà che abbiamo oggi dinanzi. Qui vorrei chiudere con una parafrasi di Gramsci, una parafrasi che ho costruito a partire da Gramsci, cioè confrontarsi, fare i conti con la storia di un partito significa niente altro che scrivere la storia di un paese da un punto di vista monografico. Però noi dobbiamo tendere a fare i conti con la questione italiana. Ragionare sul PC è fondamentale per ragionare sulla questione italiana oggi e per riprendere questa sfida, per ritrovare la forza propulsiva. È un dovere che abbiamo innanzitutto come italiani, ed è la sfida dinanzi a noi. Qui chiudo perché ho preso pure troppo tempo, però ecco, spero insomma nel tempo a disposizione di aver dato un'idea, insomma, un po' di tutti anche gli stimoli che hanno animato non solo me, ma un po' tutta una generazione. Vi ringrazio molto. Grazie a te, Gianluca. Io devo dire francamente che ho apprezzato anche il fatto che hai a un certo punto ampliato l'orizzonte portato dal PC anche alla discussione più generale a livello globale. Sono cose, devo dire, che anch'io dico con grande frequenza, se posso dire. Io ricordo sempre, quando si parla di queste cose, che il 14 è venuto prima del 17 e che il colonialismo era molto precedente all'irruzione del comunismo sulla scena globale. In realtà, se si vuole capire qualcosa del Novecento, bisogna avere la capacità di capire che il comunismo è stato, parliamo del movimento comunista a livello globale, uno straordinario tentativo di risposta alla follia della Prima Guerra Mondiale innanzitutto, e poi, come dire, a quello che era il mondo segnato dagli imperi globali. Questo non si capisce, questo non si capisce nulla del Novecento. Certo, è storia del Novecento questa, come avete detto giustamente, ma è dentro quell'orizzonte decisivo per riuscire a capire. Dicendo. Per quanto riguarda la vicenda nazionale, visto che avete fatto riferimento a questo documento che abbiamo come associazioni milanesi scritto, mi sento in obbligo a questo punto, prima di verificare, come io spero che ci siano delle domande da parte di ascoltatori, ma ci sono molti che ci stanno ascoltando in giro in rete, spero che questi ne approfittino anche della vostra presenza per farvi un po' le domande, a costo di trascinare un po' la discussione un pochettino oltre forse che abbiamo proposto, ma mi farebbe piacere davvero che arrivassero un po' le domande al nostro pubblico, però mi sento in obbligo di leggere a chi ci ascolta questo documento che abbiamo fatto su due o tre punti essenziali che raccolgo molto bene anche come anche sì, di quello che avete detto voi. Leggo rapidissimamente. Durante i primi decenni della Repubblica i comunisti italiani sono stati un punto di riferimento essenziale per i lavoratori delle campagne e delle fabbriche e per tutti quei cittadini alla ricerca di condizioni di vita più giuste e più civili. Determinante è stato il loro contributo alla diffusione dei valori dell'emancipazione del lavoro e, grazie alla diffusione del pensiero di Antonio Gramsci, al rinnovamento complessivo della cultura italiana, fino al sostegno decisivo a movimenti dei giovani e delle donne, divorzio, nuovo diritto di famiglia, aborto,
sono impensabili senza il contributo delle donne e degli uomini del PC. Guardate, sono frasi in cui non c'è retorica di alcun genere, scritte pensando che fossero semplicemente fotografia di processi reali che sono accaduti, sta il ruolo democratico fondamentale del PC. Ma detto questo, io vorrei chiedere al nostro regista se ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori. Mi sembrerebbe strano il contrario. Prego, Maurizio, non ci sono domande. Allora, come dire, riprendiamo la discussione fra di noi. Io, come dire, ritorno, insisto su questo appello a cui avete fatto riferimento, scritto da questo insieme di associazioni. Il punto fondamentale, probabilmente lo possiamo riassumere così: il PC ha garantito nel corso della sua storia, fino probabilmente agli ultimissimi anni, quelle cose che molto più tormentate, come avete sottolineato voi, ha garantito rappresentanza vera a un pezzo di società. A un pezzo di società. E l'ha fatto però senza chiudere mai la prospettiva in modo settario, cercando di aprire il più possibile l'area del suo riferimento sociale, nel contempo il punto decisivo è che era sempre collocata dentro, come dire, la vita democratica, dentro la vita democratica. Quello che era l'antico sovversivismo si è trasformato in protagonismo delle masse popolari, e in questa funzione decisivo è stato il ruolo. Penso, sono davvero convinto di questa cosa, mi sembra che questo coincida con l'insieme delle riflessioni che avete fatto, il ruolo svolto dai comuni italiani. Detto questo, io, visto che non arrivano domande dal pubblico, io vi chiederei di riprendere un attimo il filo del ragionamento per un flash conclusivo da parte di tutti voi. Io riparto ordinatamente. Alessandro, che ha introdotto, ancora un flash per chiudere un po' la tua osservazione, le tue riflessioni. Prego, Alessandro. Sì, ma provo magari a riallacciarmi ad alcune cose. Ad alcune cose che sono state dette. Sono emersi tanti temi interessanti, le cose che diceva Marco, poi Gianluca e Giulia, il tema della nazione, del popolo. Sicuramente ci sono delle discontinuità in questa lunga storia, però c'è anche una continuità di fondo che secondo me comincia dagli anni 20, dalla riflessione appunto sull'avvento del fascismo, sulla sconfitta, quindi la riflessione di Lione. Pensiamo che i comunisti cominciano a ipotizzare una rivoluzione popolare appunto già alla fine di quel decennio, e quindi il loro ragionamento tiene sempre intrecciati i temi della classe, del popolo, della nazione, dell'internazionalismo, fermo restando che chiaramente ci sono dei punti di svolta, e Giulia per esempio li ha messi molto bene in luce. E mi convince anche quello che diceva Marco, provo appunto un po' a interloquire con voi. Marco diceva è una storia novecentesca, e indubbiamente quella storia di un grande partito di massa trovava le sue radici strutturali in una società di tipo fordista, e quindi appunto una società dove le masse erano organizzate in luoghi di lavoro. Erano oggi siamo in una situazione del tutto diversa, diciamo la trasformazione che è iniziata alla fine degli anni 70 ha tolto il terreno sotto i piedi ai sindacati e ai partiti di massa. Togliatti diceva primo obiettivo del fascismo è stato disorganizzare i lavoratori. Ecco, la rivoluzione tecnologica probabilmente non aveva questo obiettivo, questa intenzione, ma ha prodotto questo risultato. Quindi oggi è estremamente difficile riannodare quel filo in una società appunto così profondamente cambiata, anche poi per quanto riguarda il senso comune. Diciamo che un senso comune, almeno nei nostri paesi, a capitalismo avanzato, fortemente orientato verso l'individualismo. Vediamo cose diverse in altri continenti, in altri paesi, e quindi vediamo che lì si producono delle esperienze invece più simili a quelle che qua sono avvenute nel XX secolo. E però sicuramente quel senso di nostalgia che richiamava Ferruccio Capelli in qualche modo tiene aperta una ricerca anche qui da noi, nel senso che anche qui, dove sicuramente quel tipo di esperienza sic et simpliciter non può essere riprodotta, però ecco la mancanza di una politica di massa,
di una rappresentanza dei lavoratori, delle classi lavoratrici che oggi ne sono rimaste prive, e di partiti appunto che abbiano con loro settori significativi della società, appunto di quello che si chiamava il popolo, è un tema che rimane al centro. Quindi, come dire, questa riflessione di carattere storico sul PC e sulla sua storia ne apre poi un'altra più legata invece all'attualità, e quindi la sfida sarebbe proprio quella di capire quello che di quella grande lezione anche di cultura politica che poi ha reso originale anche il comunismo italiano rispetto ad altre esperienze, può oggi vivere appunto dare dei nuovi frutti in un contesto che è completamente diverso. Quindi questo, come dire, richiederebbe altre discussioni, altri seminari, e penso che il centenario possa però effettivamente essere uno stimolo anche a questo tipo di ricerca. Non ti sentiamo, Volevo Scheducci. ringraziarti Alessandro, dare la parola a Marco, dicevo, Marco che prima ha introdotto questo concetto che mi ha molto colpito dell'utilità del patrimonio, è un concetto molto forte che poi si è sviluppato in tante direzioni, molto molto interessante. Marco, a te la parola, prego. Grazie. Mi sento di fare solo diciamo un'osservazione. Questo dibattito ha dimostrato come ci sia davvero un interesse multiforme, no? Nell'ambito del Partito Comunista. Se vogliamo far riprecipitare le cose a questo tema dell'utilità, mi viene da riflettere su un elemento, che è quello che il Partito Comunista era un partito che praticava il conflitto. Ed era un partito che praticava e agiva. Come si diceva poi, no, negli anni 2000, agiva il conflitto, stando però con, tra virgolette, i piedi per terra e con un esito, avendo sempre in mente un esito istituzionale, di questo conflitto all'interno dei confini della democrazia parlamentare. Nel momento in cui, le forze politiche, hanno deciso di abbandonare dal linguaggio e dalla pratica la categoria del conflitto, che era il conflitto politico, ma soprattutto il conflitto sociale, questa roba ha provocato la sostanziale desertificazione del panorama politico. Nel momento in cui si è optato come scelta la concertazione in ragione del conflitto, si è sostanzialmente archiviata tutta quella storia della sinistra a cui stiamo facendo riferimento in questo momento. Non è un caso che all'interno del Partito Comunista le due figure più attente al movimento del 68 siano state Luigi Longo e Pietro Secchia, pur con ruoli assolutamente diversi, pur con ruoli assolutamente diversi, perché Secchia era sostanzialmente già da molto tempo emarginato, invece Longo era con un ruolo cruciale. Loro due, che avevano vissuto la temperie della svolta, diciamo, no? Della svolta della fine degli anni 20, quella che imponeva il fatto di rimanere in Italia, costasse quello che costasse, nonostante la repressione fascista, fossero poi quelli più attenti alle istanze dei movimenti studenteschi. È significativo, d'altro canto, una posizione, quella di Togliatti, vabbè, ovviamente nel 68 era morto, però quando Togliatti aveva incontrato Sofri e quelli del primo movimento studentesco romano, aveva detto una frase che più o meno, adesso Fiocco mi correggerà, però rivolto a Sofri, e aveva visto veramente Lungo, dicendo: questo è uno che vuole mettere le braghe al mondo, no? Una roba così. Quell'atteggiamento di attenzione di quei militanti come Longo e Secchia, che erano stati
gli artefici di questa ipotesi politica che sul piano pratico era stata disastrosa perché aveva portato moltissimi iscritti al Partito Comunista, simpatizzanti in carcere, mi riferisco a quella, alla svolta del 29-30-31, ma che in realtà aveva costruito anche lì, aveva iniziato a costruire quella percezione di utilità a cui facevo riferimento prima del Partito Comunista nella lotta al fascismo, è una posizione importante ed è una posizione che nasce proprio, e di lì nasce questa volontà di agire il conflitto. Ed è una cosa che rimane in piedi fino alla fine, se con la fine intendiamo sostanzialmente Enrico Berlinguer e quei momenti drammatici, ad esempio, davanti ai cancelli della Fiat. Quella roba lì era dire: noi ci siamo, no? Noi ci siamo, mettiamo in gioco nel 29-30-31 le nostre stesse vite. Nel momento in cui Berlinguer sta davanti ai cancelli della Fiat, con tutti i giudizi che si possono dare di quella presa di posizione, però dice sostanzialmente: noi mettiamo in gioco il nostro essere un partito istituzionale. Quello sta tutto all'interno di questa pratica, che è la pratica del conflitto. Lì eravamo nel pieno dell'avvio della società fordista negli anni della svolta del 29-30-31, eravamo verso la fine di quel periodo, quando Berlinguer stava davanti ai cancelli della Fiat. Però la categoria del conflitto era una categoria che il Partito Comunista era riuscito a declinare e ad attualizzare all'interno di tutta la sua storia. Nel momento in cui non si è più riusciti a attualizzare quella categoria, non soltanto è finito il Partito Comunista, ma mi pare che sia finita la politica così come possiamo intenderla. Grazie. Grazie Marco. Giulia, se ti dicessi una cosa, ascoltato con estrema attenzione il tuo intervento, che nella cultura del PC il popolo, a me ricorda molto l'articolo 1 della Costituzione, vale a dire non sento più Ferruccio, perdonami, ma non ti sentiamo, ti sei bloccato. Che facciamo? Purtroppo c'erano stati un po' di problemi di connessione anche prima. Confidiamo in un ritorno della linea. Niente. Beh, magari aspettiamo un altro pochino, poi magari poi fai le domande. Comunque la cosa sicura è che possiamo subito fare un altro seminario, perché c'è tantissima carne al fuoco, quindi... Esatto, era un po' quello che volevo dire io, in parole povere. Stavo leggendo la domanda. Sì. In ordine alle cause, forse la validità dell'approccio proposto da Vassi riguarda anche la necessità del PC di integrare un'unica soggettività politica, sì? Un popolo, il suo popolo, pezzi assai diversi di società, per esempio operai, agricoltori, dunque una necessità politica prima che comunicativa, lo stile populista. Sì, sì, sono d'accordo. E la rispondo a questa, già che ci sono. La questione... politica e la questione retorica sono fortemente intrecciate. Ora io ho semplificato, ovviamente in 20 minuti non si può dire troppo, però la politica crea le parole creano la politica, quindi sicuramente le esigenze hanno creato una riformulazione del linguaggio politico, quindi appunto un popolo, il popolo. Spero di essere stata chiara. Ecco, forse ce la facciamo. Si sta ritornando.
Ecco, ce l'abbiamo fatto. Ferruccio, ci senti? Adesso vi sento, ma io mi scuso okay. con voi, ho dei problemi, per la prima volta dei problemi di connessione che mi mettono molto da... Giulia, prego, scusate, mi scuso con voi per avervi creato queste impreviste complicazioni. Prego, a te la parola, Giulia. Sì, no, semplicemente io... completamente... No, ma non c'è problema. Io in realtà volevo solo dire che ho seguito davvero con tanto interesse i ragionamenti di oggi, i discorsi di oggi, i vari interventi sono stati tutti molto interessanti e appunto hanno toccato argomenti che si sono intersecati, ma anche argomenti molto differenti, e questo dimostra sicuramente come si possa ancora continuare a studiare in tantissimi modi il Partito Comunista. Voglio dire, spesso la storia del partito è stata una storia schiacciata sulla storia politica, ma si può parlare del Partito Comunista in tanti modi. Io per esempio lo faccio da un punto di vista della retorica, ma della cultura politica, penso per esempio della cultura, penso per esempio a Stephen Gandolf, ma insomma voglio dire le possibilità sono tantissime, quindi molto spesso a me è capitato, questo lo dico personalmente, di sentirmi persone che sono anche fuori dalla storiografia, amici, colleghi, tanto insomma si parla, ma perché studi il PC? Beh, mi sembra che ci sia ancora tanta carne al fuoco anche per capire l'oggi, e perché oggi per esempio la sinistra praticamente non parla più di nazione e sembra quasi un tabù parlare della nazione e, di nuovo, voglio dire, come lo era stato prima. Eppure il Partito Nuovo Togliattiano ha insegnato la nazione, no? E invece si parla tanto di popolo in generale nelle forze politiche, ma come si parla di popolo? Quindi sicuramente studiare da storici il partito ci dà dei punti di vista importanti su come anche affrontare, anche da cittadini, non solo da storici, quello che ci succede, che vediamo in televisione tutti i giorni, a prescindere dai fatti più attuali, voglio dire. Quindi, insomma, credo siano due cose importanti che ho cercato di evidenziare come propositi. Un po' quello di studiare il PC negli anni Ottanta, alla fine della parabola, anche perché il PC non è finito, secondo me, invece, con Berlinguer, ma c'è stato anche un periodo successivo che si tende a non voler, analizzare. Il partito stesso ha smesso di analizzare se stesso in quel momento, o lo ha fatto in un modo molto unilaterale. Quindi, secondo me, dovremmo in parte riprendere quel momento per capire il momento successivo, non solo per capire, non rileggere per forza la storia del PC sulla sua fine, ma non leggere tutta la storia del PC su l'apogeo, diciamo così, ecco. E lo dico anche per me, perché io sono una studiosa degli anni 50, quindi degli anni 40 e 50. Però ecco questo. E secondo, cercare di studiare il PC anche da altri punti di vista, perché io spero che per esempio con la mia analisi sulla retorica del partito, ora il discorso, il lavoro sul popolo è un lavoro che ho fatto qualche anno fa, ma adesso ho lavorato sulla leadership ultimamente, quindi credo che guardare da punti di vista differenti in parte possono aiutare a illuminare parti che non sono state ancora sondate, semplicemente questo. Insomma, poi credo che, ripeto, si debba continuare a studiarlo, anche perché non è perché non esiste più il PC allora non ha più senso studiarlo, è come dire non studiare più la Chiesa perché nessuno oggi va più a messa, molto semplicemente. Quindi questo è un po' quello che mi sento di dire alla fine. È sparito Ferruccio, quindi io darei la parola, te la do io, Gianluca, la parola. Sì, Ferruccio è riscomparso, ma sì, forse, insomma, tanto avevo segnato una serie di cose, tanto ero nella scaletta, quindi ci autogestiamo un pochino, ecco, sì, ci autogestiamo un pochino. Dunque, no, mi sto gustando molto questo secondo giro, perché stanno uscendo fuori altre cose interessanti. Io devo dire che
Ho ascoltato con grande interesse il ragionamento che faceva Alex sul fatto che, cioè, cosa possiamo dire sul discorso continuità-discontinuità nella storia del PC? Qui, insomma, chiaramente la storia è sempre complicata e bisogna tenere insieme cose diverse, ma credo che noi dobbiamo al tempo stesso riconoscere che col partito nuovo inizia una fase completamente nuova, nel senso che un partito di cospiratori, esuli, ridotto ai minimi termini, diventa un partito di oltre 2 milioni di iscritti, insomma, con una presenza fortissima in una società che lotta in un contesto di pluralismo, un partito di massa in una democrazia occidentale, quindi chiaramente è tutta un'altra storia. Però al tempo stesso avere la capacità di vedere quelli che sono i fili, le continuità. Cioè, noi abbiamo un gruppo dirigente che comunque si è formato negli anni 20 e 30, è stata fatta un'esperienza e quell'esperienza è fondamentale, quindi è giustissimo pure quello che diceva Alex. E forse, ecco, il filo rosso che ci può aiutare in questo è il discorso del fascismo, cioè quella è una generazione di dirigenti militanti che è costretta a misurarsi col fenomeno fascista, a studiarlo, insomma, no? Dai primi anni 20, insomma, gli articoli, le relazioni, il gruppo dirigente del PC, c'è questo grande laboratorio che ha come esponenti massimi Gramsci, Togliatti, Tasca. Lo studio del fascismo è fondamentale, nutre tutta la loro riflessione politica, insomma, no? E riflettere sul fascismo vuol dire che per i comunisti italiani si arriva alla conclusione che la democrazia è una cosa importante, cioè il fatto che il popolo non può, sia stato privato di tutti i suoi strumenti, no? Quindi c'è una riflessione particolare sulla democrazia, su popolo e democrazia, che i comunisti sono costretti a fare precocemente, proprio per le loro vicende. E poi su questo si innesta l'esperienza degli anni 30. Cioè Togliatti, insieme a Dimitrov, è il dirigente comunista che più prende sul serio, diciamo, il paradigma antifascista e cerca di fare veramente i conti con la democrazia. Quindi è segnato profondamente da questa esperienza, dalla stagione dei fronti popolari, dal tentativo, no, di costruire questa vasta aggregazione e di ripensare anche la democrazia in un modo nuovo, una democrazia in cui sia protagonista il popolo. Questo poi non vuol dire che, data questa riflessione, quello che succede poi a partire dal 44 è già scritto, è scontato, no, assolutamente, anzi è chiaro che poi insomma ci mettono di molto e ci mettono del loro poi i dirigenti a partire da Togliatti nel condurre l'esperimento del partito nuovo. Insomma, Torres torna in Francia con le stesse istruzioni ricevute da Togliatti, ma i comunisti francesi fanno un partito di poco più di 200.000 iscritti con certe caratteristiche. Il partito nuovo di Togliatti è un'altra cosa. Quindi ecco quello che diceva Alex mi fa venire in mente queste riflessioni. Poi l'altra cosa, ecco, ritorno sull'importanza di lavorare, lavorare molto su quello che si manifesta a partire dagli anni 70, cioè le grandi trasformazioni che partono dagli anni 70, il post-fordismo. Cioè, nel mondo occidentale, insomma, sotto le macerie del muro di Berlino non rimane solo il Partito Comunista, rimane tutta la sinistra storica novecentesca. E quindi dobbiamo cercare di inserire il percorso del PC in questo problema generale, insomma. Certo, poi ci sono le particolarità italiane, insomma. La cosa che dobbiamo dire è che, insomma, la difficoltà particolare italiana è che tutta una serie di battaglie storiche per far avanzare il movimento dei lavoratori, per applicare la Costituzione, per costruire un welfare state, si raggiungono proprio nel momento in cui questo mondo crolla. Cioè il Servizio Sanitario Nazionale nasce poco prima che vada al governo la Thatcher in Inghilterra. Quindi l'Italia arriva in un momento in cui sembra, no, che si sia inserita in una normalità occidentale, ma questo occidente poi crolla in qualche... Quindi, insomma, questa è una difficoltà, una particolarità italiana, insomma, su cui bisogna lavorare mettendola in relazione con questi grandi processi. E poi, ultima cosa, ecco, il silenzio dei comunisti. Il problema è che negli anni 90 tu c'hai una classe dirigente che si trova di fronte a questo clima di criminalizzazione, no, del comunismo di cui abbiamo parlato, e quindi c'è una difficoltà oggettiva, insomma, a parlare, a prendere posizione. Cioè c'è una sinistra, per una parte significativa della sinistra, il passato comunista è diventato un po' un passato ingombrante, ci si schiaccia sul presente
e si finisce in qualche modo di fare i conti. C'è un po' una negazione di questa vocazione storicista di cui si è parlato. La cosa interessante è che però nel mondo della sinistra negli anni 90 partono quei processi politico-culturali legati all'apertura degli archivi, legata al ruolo degli istituti storici, legata a una nuova generazione di studiosi che si affaccia sulla scena, che poi porta a tutti quegli sviluppi di cui abbiamo parlato. Quindi bisognerà sicuramente fare in modo serio una storia politico-culturale degli anni 90. Giustamente Giulia diceva, storicizziamo gli anni 80, sono fondamentali per fare i conti col presente degli anni 80, però ecco, io estenderei questa sfida a uno sforzo di storicizzazione serio sugli anni 90, che diciamo non vanno più visti in una chiave di una transizione infinita che inizia e non si capisce dove porta, ma bisogna iniziare a fare ordine nella storia della Repubblica dopo l'89, iniziare a farla in modo nuovo. Ci sono dei segnali positivi in questo senso, e anche chi si occupa di comunismo e post-comunismo dovrà dare il suo contributo. Spero di non aver parlato troppo. Comunque, ecco, le vostre riflessioni mi sollecitavano fortemente. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Vi ripasso la palla. Ma guarda, adesso io sono riuscito a rientrare adesso, ma ho perso le ultime cose. Io francamente sono molto in imbarazzo con voi e anche con chi ci ascolta per questi inconvenienti tecnici che mi hanno un po' messo in condizioni di difficoltà a seguire. Lasciatemi chiudere però almeno ringraziandovi tantissimo per questa discussione che ho trovato, per quanto sono riuscito a seguirla, di grandissimo interesse. Avremo sicuramente occasione di riprenderla e auguriamoci, intanto avremo tutto un anno per riflettere, ragionare, tornare, riprendere. Avete lasciato tanti spunti anche di lavoro, di ricerca per il futuro, li riprenderemo in mano assieme. Intanto lasciatemi chiudere ringraziandovi di cuore, voi e chi ci ha ascoltato, per questo avvio della nostra discussione. Grazie, arrivederci, e davvero vi chiedo perdono per questa difficoltà di connessione. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Arrivederci a tutti. Grazie.